Un duello di testa con Favalli. Favalli sempre preciso e puntuale di testa. Tutti i rinvii praticamente di Doni sono diventati palla dell'Inter. Cordoba. Semaria. Fermato, c'è Totti che può spingere di nuovo il contropiede. Attaccato da Cambiasso, riesce ad andare via. Poi salta anche Semaria, insiste ancora Totti. Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato! Pallonetto! Francesco! Per il 2-0, grande, grandissimo gol, perché ha puntato l'avversario, si sono mossi molto bene i suoi compagni che hanno permesso a lui di portare sempre palla, e poi dal limite dell'area ha fatto un pallonetto straordinario col giro giusto a scavalcare il portiere. Bellissimo questo gol della Roma, pazzesco gol di Totti, che non è nuovo a questi colpi, a questi cucchiai, pallonetti, chiamateli un po' come vi pare. Lo fece con l'Empoli, l'ha fatto con la Lazio in un derby, ha fatto spesso Totti. Giulio Cesar si è steso per tutta la sua lunghezza ma non ci è arrivato, e devo dire grandissima sportività del pubblico dell'Inter che applaude il gol di Francesco Totti, grandissima sportività. Sì, questo è un bel segnale sicuramente, perché prima della partita invece non l'avevano trattato benissimo, ma davanti a un gesto tecnico del genere è giusto applaudire. Un gol bellissimo questo, molto perché bello. Non era tanto fuori il portiere, vedi? No, era all'interno dei 5 metri dell'area piccola.